Prego. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ringrazio per la chiarezza dell'intervento l'Assessore. Sicuramente è stata un'opera degna di nota, però l'intenzione dell'interrogazione è nell'ottica di cercare di anticipare questa cosa, ovvero questa amministrazione si è sempre proposta come un'amministrazione vicina ai più deboli, vicina a quelli che possono avere delle difficoltà nel vivere la nostra città. Quindi questo è un invito a far sì che tutte le opere che vengono intraprese e realizzate dall'amministrazione prevedono già di per sé la possibilità di realizzare l'opera con il percorso tattile plantare, in modo tale che non sia poi necessario dover intervenire nuovamente per dover fare ciò che è cosa buona e giusta fare in quanto amministrazione, che anticipa i problemi delle persone e va incontro a quelli che possono essere problemi delle persone che hanno difficoltà nel muoversi liberamente sul proprio territorio. Quindi l'ottica di questa interrogazione era proprio quello di stimolare un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione riguardo a queste sensibilità che bisogna avere nei confronti delle persone che hanno delle problematiche di carattere visivo. Quindi soddisfazione per quanto riguarda la risposta, però la soddisfazione maggiore sarà quando tutte le opere che l'amministrazione realizzerà andranno incontro a questa necessità da parte dei cittadini di Pordenone. Grazie.